Toro, buonasera. Sei rimasto solo tu. Consueto video del giorno, ormai abbiamo definito qual è l'elenco e l'ordine dei vari segni. Quindi da domani si ricomincia e si ricomincia col Capricorno, che è il segno che scade il 30 di settembre. Per orientarvi, ecco, seguite questa lista. Ogni 12 giorni il segno verrà rifatto, quindi chiamiamole la durata del video è di 12 giorni. Questo del toro andrà dal 29 di settembre all'11 di ottobre. Ok, quindi vediamo se questo magari no, niente, il toro proprio non si fa sentire. Sto cercando la carta per definire, come al solito, insomma, quale potrebbe essere l'energia di questi 12 giorni. Vi ricordo nel frattempo, vi ringrazio per le iscrizioni, per i commenti che sono sempre tanti, anche e soprattutto su WhatsApp. Il mio WhatsApp è un continuo, infatti spesso li perdo perché, eccolo qua, no, sì, li perdo perché scorre in fondo, quindi magari qualcuno poi me lo perdo perché scorre in fondo. Comunque poco importa. L'importante è che mi seguiate e vi ringrazio tantissimo. Questo canale è fatto, cresce e mi fa tanto tanto piacere. Io vi invito quindi ad iscrivervi, a cliccare sulla campanella se non siete ancora iscritti, ma soprattutto ad iscrivervi, è completamente gratuito e per noi è una cosa molto importante perché noi siamo qui a perdere del tempo anche a studiare, a leggere, a documentarci, a meditare per poter essere in grado di portare avanti anche alcuni video. Quindi, insomma, ce la mettiamo tutta per darvi dei contenuti. Energeticamente noi e non il canale, non lo dimentichiamo, non vi confondete con gli altri. E adesso andiamo a vedere. È uscito il Papa. Il Papa è l'arcano maggiore che rappresenta il Toro. Mi parla di tradizione, mi parla di idee, mi potrebbe anche parlare eventualmente di matrimonio o di qualcuno che è profondamente radicato nelle proprie idee. Adesso andremo a vedere effettivamente qual è. Ok, però prima di cominciare a stendere prima i tarocchi e poi gli oracoli in due stese complementari, i tarocchi tra l'altro saranno su due linee, i primi 6 giorni e i secondi 6 giorni, ma vi ricordo come al solito che insomma i tempi con i tarocchi sono molto fragili, oserei dire, quindi non, prima o poi insomma non è esattamente l'ordine che magari seguirà. Questi sono video di intrattenimento, non li chiamo oroscopi. E non li chiamo previsioni. Primo perché non credo agli oroscopi con le carte, secondo perché non credo alle previsioni. Credo però che possiamo vedere dove alcune energie sono dirette, questo sì assolutamente, e che nulla è per caso. Quindi se escono delle carte in una determinata giornata significa che c'è qualcuno in ascolto e deve ascoltare proprio quel messaggio che è in quella determinata situazione. Proprio per questo, questi sono video che potrebbero valere al di là dei 12 giorni che metterò in descrizione. Ok, quindi potreste vederli in qualsiasi altro momento. Togliete la parte della rubrica pillole di astrologia spicciola che adesso andrò a dare e qui e basterà seguire poi tutto il resto. Sono video validi per coloro che hanno solo il Luna Venere ascendente in Toro, nello specifico. Ok, e adesso andiamo proprio a quella rubrica che ho detto, di cui ho parlato prima. Pillole di astrologia spicciola, che cos'è? È semplicemente il raccontarvi in maniera molto semplice e semplicissima come sono i transiti dei pianeti in questo specifico momento e nei 12 giorni successivi. Perché? Perché io credo molto all'influenza dei pianeti, moltissimo, fin dal nostro concepimento addirittura, come Maya. Per cui mi permetterete di fare un breve excursus. In questo momento, proprio per i pianeti di terra, per i segni di terra, scusatemi, abbiamo Urano retrogrado. Guardate, questa è una carta che è di terra, no? Boh, è caduta. Urano retrogrado in Toro e Plutone retrogrado in Capricorno. Non mi stancherò mai di parlare di questo Plutone retrogrado in Capricorno perché è veramente quello che ci sta facendo sentire un attimo tutti un po' stressati. Pianeta, Plutone è il pianeta del potere,
piccolissimo, lontanissimo. Ma proprio per questo, perché è così lontano, è così, rappresenta in fin dei conti tutto quello che è ricacciato dentro di noi o che ha a che fare proprio col potere vero e proprio. E io penso che tutto quello che lavora inconsciamente è quello che poi regola le nostre azioni. Ecco perché il potere di Urano, di Plutone. Quindi più è nel profondo, più lontano come lui, più praticamente regola le nostre azioni, perché l'inconscio regola le nostre azioni, solo che spesso non ce ne rendiamo conto. Quando Plutone è retrogrado, cosa va a fare? Come tutti i pianeti retrogradi, va un attimo indietro, va a tirare come un pettine quello che è successo, perché è successo, va molto in profondità nello specifico. Perché? Perché negli ultimi gradi, nel 29° grado del Capricorno, che è un grado molto particolare, il 29, perché è il grado karmico, il grado del karma, sta andando a sistemare tutta una serie di situazioni che da 16 anni a questa parte lui ha portato avanti, poi si è fermato, è andato un attimo in acqua e adesso è tornato in Capricorno, perché deve terminare quelle situazioni, deve mettere a posto le cose che 16 anni fa non sono andate a posto, o che quelle situazioni karmiche che sono iniziate 16 anni fa, quelle situazioni che sono finite, che hanno finito il loro corso karmico. Quindi va a destrutturare tantissime relazioni, ma va a strutturare pure il nostro stesso io, non soltanto le relazioni, il nostro stesso io, perché il lavoro nel profondo che stiamo tutti facendo, tutti indistintamente, ci sta costringendo a guardare in faccia alcune cose che ci dovranno fare cambiare, che porteranno ai cambiamenti per chi vorrà farlo. Qualcuno ricaccerà tutto dentro, però questo venir fuori è molto molto doloroso talvolta, non per tutti fortunatamente, ok? Ecco perché questo passaggio plutoniano è abbastanza antipatico, oserei dire. Non soltanto per questo, ci sono tanti altri motivi per cui è importante Plutone in Capricorno, ok? Però ok, il giorno 12 Plutone passerà diretto in Capricorno, quindi smettiamo di guardarci indietro, cominciamo a guardare avanti, sempre in Capricorno, per poi passare definitivamente in Acquario il 20 di novembre. Quindi, e ci passa per i prossimi 20 anni, tornerà in Capricorno fra 256 anni. Immaginate quanto è tosta questa energia, ok, di questo momento. Quindi i segni di terra hanno questi due pianeti, entrambi retrogradi, due big retrogradi, quindi non si escludono certi scossoni anche improvvisi con quest'Urano intorno. Detto questo, abbiamo i segni di aria. I segni di aria marciano bene, hanno Giove in Gemelli, Sole, Lilith e Mercurio in Bilancia. Si formerà il giorno 2 una luna nuova in Bilancia con anche un'eclissi in bilancia, quindi il sole in bilancia ci sarà l'eclissi, ma ci sarà anche una luna in bilancia. Una luna nuova, quindi estremamente potente, perché con l'eclissi emergono i lati d'ombra. È un'eclissi che chiude il corridoio di eclissi che si è aperto il 18 di settembre con la luna piena in pesci e l'eclissi di luna, ok? Quindi dal 18 di settembre al 2 di ottobre, beh, tante cose stanno macinando, stanno cambiando, stanno scorrendo. Ancora dobbiamo aspettare al 2 e qualche mese in più, perché sono mesi. Le eclissi, poi si vedono i risultati degli eclissi, poi si vedono nei mesi successivi. Il giorno 9 Giove passerà diretto e questo è molto importante. Scusatemi, Giove passa retrogrado. Giove che è diretto in Giove passare, vabbè, in Gemelli passa retrogrado. Anche lì immaginiamo di cominciare a guardarci indietro. Giove è il pianeta dell'espansione, della fortuna maior anche. Si comincia a guardare dentro, si comincia a guardare indietro, ma soprattutto, questa è la cosa interessante, con Giove retrogrado, Plutone diretto poi, eccetera, eccetera, soprattutto Giove, no? Che è in Gemelli,
Quindi praticamente vengono esaltati i pensieri, la capacità di pensare. Nel momento in cui va in retrogradazione si cercherà di capire il perché di un determinato pensiero. Quindi anche quello non è... Perché mi piacciono i passaggi planetari? Perché a volte ci fanno capire quanto un periodo è atto a prendere certe decisioni e quanto no. Poi ognuno di noi è libero di agire, cioè non influenzano la volontà, semplicemente possono in qualche modo, studiando bene i pianeti e sapendo come sono messi, possiamo agire, okay, in una maniera che è un po' più consona a quello che è il passaggio planetario in quel momento. Se devo affrontare una conversazione che potrebbe essere spiacevole, non lo faccio mai con un Mercurio in quadratura né con un Mercurio opposto, ok? Questo voglio dirvi. Quindi, se qualcuno di voi conosce bene o male i transiti, sa di quello di cui sto parlando per gli altri, beh, saltate la rubrica. Detto questo, quindi il 9 passa a retrogradazione Giove. I segni di aria stanno a posto così. Ricordatevi che abbiamo Lilith in bilancia, quella Lilith che si unirà all'eclissi, quindi per questo vi dico il lato ombra sarà assolutamente saltato di situazioni e persone. Nei segni di acqua abbiamo Nettuno e Saturno retrogradi in pesci, che in ogni caso per voi vi guarda positivamente. Marte in Cancro, anche questo Marte in Cancro per voi positivo, è una Venere in Scorpione. Questa Venere in Scorpione è in opposizione al Toro, quindi i segni di acqua sono molto forti, però il Toro da questa Venere in Scorpione risulta un po' indebolito. Non si escludono situazioni che mutano all'improvviso proprio per quanto riguarda le situazioni amorose, ok? Nei segni di fuoco non abbiamo grossi grandi pianeti, abbiamo il nodo nord, Chirone, entrambi retrogradi in Ariete momentaneamente, quindi direttamente non abbiamo pianeti di influenza. Questa è come sono i prossimi 12 giorni e come adesso la situazione. Adesso andiamo a vedere effettivamente a tirare giù, a vedere come sarà sta settimana, i primi 6 giorni. 6 di bastoni, il mago, la temperanza e il 9 di spade. Allora, il 6 di bastoni ci parla di qualcuno che vuole andare incontro a una situazione positiva, che vuole festeggiare, che festeggia, che è vittorioso. Il mago mi parla di qualcuno, di un toro che prende in mano la situazione, che capisce di avere tra le mani la situazione di essere vincente, tra virgolette, di potere tutto. La temperanza mi parla di guarigione, di equilibrio. Queste 3 carte molto molto positive fanno a pugni con quel 9 di spade, che mi parla invece di pensieri assolutamente negativi. Quindi potrebbe essere che il toro abbia pensieri negativi, ma pensieri che si rincorrono, perché vedete, il Papa è sotto, abbiamo il 9 di spade, quindi effettivamente questa testa è piena di sti pensieri, no? Pensieri per quanto riguarda una situazione in cui vorrebbero averla vinta, per quanto riguarda una situazione in cui vorrebbero iniziare un nuovo percorso, vorrebbero trovare l'equilibrio. Adesso andiamo a vedere il 10 di denari e con l'8 di denari. Guardate, sono tutte carte che mi parlano di percorsi o di famiglia. Vi avevo detto che qui c'era il matrimonio, quindi non escludo che ci siano dei toro che hanno a che fare con un matrimonio, che hanno studiato, hanno portato avanti un percorso e in questo momento è un attimo di abbondanza, è un attimo in cui si sta bene, in cui c'è una vita familiare appagante, in cui ci si sente ricchi e arrivati quasi alla meta, ok? Anche se talvolta i pensieri negativi la fanno da padrone, ma pensieri che nello specifico non hanno ragione di esistere. Il mago è col giudizio, è col paggio di Gabriele. Ci potrebbero essere dei messaggi. Questi messaggi hanno a che fare con la capacità
di portare avanti un nuovo inizio nella vostra vita. Allora, c'è proprio il senso dell'inizio in queste carte. Siete arrivati ad un punto ben specifico e adesso c'è l'inizio. Non escludo che tante persone prendano la decisione di sposarsi o di andare a convivere, di rendere ufficiale un rapporto. Questo non lo escludo proprio, in questi prossimi giorni. Anche se i pensieri poi sono negativi, nel senso non riuscite a essere tranquilli, però è quell'impronta che mi danno le carte. Se no, così non fosse, se non parliamo di matrimonio, possiamo parlare di lavoro. Quindi c'è all'orizzonte un nuovo inizio. Siete stati bene, avete economicamente state bene, c'è all'orizzonte un nuovo inizio. Voi sapete di poter portare avanti questo nuovo inizio. Potrebbero essere comunicazioni relative a una nuova posizione lavorativa, a degli avanzamenti, perché qui c'è proprio il senso dell'avanzamento. Quindi, se avete una posizione lavorativa, beh, un avanzamento lavorativo. Se stiamo parlando di una situazione, di un'amicizia o di una relazione appena iniziata, c'è proprio il senso dell'avanzamento, c'è il senso del riconoscimento di una relazione, ok? Se invece parliamo di una relazione già avanzata, ci potrebbe essere la decisione di portarla avanti al passo successivo, quindi anche a sposarsi o a convivere. La temperanza è con l'imperatrice e col 6 di Michele. Vi ho detto che c'è molto il senso del matrimonio, ve lo dico, ve lo ripeto, o qualcuno rimane incinto, insomma, incinta. Quindi ci potrebbero essere gravidanze, ok? C'è un cambio proprio di guardia. In alcune situazioni che hanno trovato l'equilibrio, ripeto, potrebbero essere relazioni che si portano avanti da tempo, eccetera, eccetera. Alla fine, dopo aver tanto cercato, aver tanto combattuto, c'è un nuovo inizio. Questo nuovo inizio potrebbe essere generico o potrebbe essere dovuto al fatto che c'è una gravidanza in essere. Il 6 di Michele mi piace perché è una carta che mi parla di cambio di rotta, ma lo stesso mi parlano queste carte, il giudizio, per esempio, no? All'inizio della nuova vita, quindi. Per intenderci, è un bellissimo passo avanti quello che sta per fare il toro. Fantastico, ok? C'è proprio il senso del miglioramento, del vantaggio, della risorsa, della creatività, dei nuovi progetti, di qualcosa di nuovo che sta avanzando. Ripeto, potrebbe essere la categorizzazione di un rapporto, quindi l'elevarsi al nuovo stadio, potrebbe essere un matrimonio, potrebbe essere una gravidanza o un cambiamento di lavoro atteso o anche se non atteso, diciamo in ogni caso migliorativo. Adesso andiamo a vedere la seconda settimana, quindi la seconda sestina, che si può dire Paggio di Spade. Ancora il Papa, il 2 di Spade. E il 10 di spade. Interessantissima questa cosa, molto molto interessante. Vi spiego perché. Primo, perché ho preso le stesse carte di prima, di solito non lo faccio mai. Ci sarà stato un motivo, l'energia mi voleva dire qualcosa. Secondo, perché io qua c'ho il 9 e il 10 in una progressione, quindi in una situazione. Probabilmente, ripeto, in cui ci può essere una divergenza di religione, una divergenza di idee, o ci potrebbe essere un rapporto tipo matrimonio, un rapporto tipo pubblico. Ci sono dei pensieri negativi, ma anche del dolore, ma anche del dolore. Adesso andiamo a scoprire perché. Il Paggio di Spade mi dà l'idea di qualcuno che spia. Più che altro una persona che ha l'idea di muoversi in un certo modo, di guardare una certa situazione, l'idea però, ok? Quindi guarda, analizza, osserva, ecco perché spesso si parla di spiare, ma non è solo quello, è proprio una persona che riesce ad analizzare e osservare in maniera molto analitica le cose, una situazione nello specifico. Eccolo qua, l'appeso col Paggio di Spade e col giudizio anche qui.
Allora, la mia idea è che qui si stia aspettando un ritorno. Quindi non escludo che adesso andiamo a fare un sunto, no, di queste carte, che quel matrimonio di cui parlavamo, quel rapporto pubblico, in quel ci sia stata una sorta, c'è una sorta di attesa. Attesa a un ritorno, attesa a dopo una divergenza e un disequilibrio dovuto a uno scambio di idee piuttosto vivace, a una diversità di idee più che altro, piuttosto vivace, e qui ci si è sentiti traditi. Quindi, mentre ci sono delle persone, perché ricordatevi che siete tanti, mentre ci sono delle persone che invece hanno la possibilità di veramente iniziare da capo, di essere arrivati alla meta, ci sono altre e di veder crescere la famiglia, i progetti, quello che volete. Ci sono altre situazioni in cui invece, e voi sapete voi in quale situazione siete, in cui tutto questo di cui ho detto fa parte del passato. E adesso siamo in un momento di fermo, di attesa, ma siamo soprattutto in un momento di attesa di un ritorno che noi stiamo spiando. Perché? Perché stiamo male. Ancora il Papa ed è col 5 di coppe e col 9 di coppe. Il sogno è proprio il tornare insieme, il trovare un collante, il trovare una soluzione, il trovare un'idea che in qualche modo rispecchia entrambi. Nello specifico, però, in questo momento ci sono tanti dubbi e tanti rimpianti per come si è gestita la situazione. Ok? Vediamo sto due di spade, quindi sono molto presenti i segni d'aria. Con l'imperatrice, fantastico, ecco il re di bastoni. Allora, c'è da fare una scelta, ok? Questa scelta ha a che fare, secondo me, proprio con un momento di evoluzione, di crescita. Non escludo ancora una volta le gravidanze. Poi dice: non è che tutti possiamo essere gravidi, ci mancherebbe altro. La gravidanza non è soltanto quella fisica, la gravidanza è il voler partorire delle idee, ok? Il partorire il nuovo. E qui c'è tanto il mettersi in azione per creare situazioni migliorative. Quindi c'è il senso del miglioramento, però c'è anche un non toro che si è sentito fino adesso messo un po' alle strette, anche in qualche modo un grande senso di tradimento perché non collimavano le idee con qualcun altro, se siete in un rapporto, in una relazione, ma anche al lavoro, e che però nello specifico in questo momento in cui non sa esattamente come finirà la situazione perché è in attesa, ha tanti rimpianti, tanti dubbi. Ok? Sappiate però che la situazione finisce benissimo. Benissimo, perché entrambe, vedete, entrambe la stessa, c'ho l'imperatrice, che è una carta molto positiva che mi parla di creazione, di miglioramento, di abbondanza, di azione. Anche il re di bastoni mi parla in ogni caso di persona carismatica, innovativa e attiva. Quindi, caro il mio toro, sì, c'è stato un momento di malessere, profondo malessere, di disappunto. Talvolta di rimpianto, però sappiate che la situazione attorno a voi non è così negativa, piuttosto qualcuno di voi potrebbe veder tornare una persona o potrebbe soprattutto voler veder tornare una persona. Qualcuno di voi ha a che fare con una serie di differenze che possono essere sociali, di religione, eccetera. Però sono differenze su cui si sta lavorando, ok? E che sono destinate a essere assolutamente superate, ok? Quindi in ogni caso l'esito di queste carte è molto positivo, solo che per arrivare a questo momento positivo potremmo dover, ma secondo me l'avete già vissuto, dover vivere un momento un po' di perplessità, di insonnia, di non sapere che fare, di sentirsi traditi in un rapporto, soprattutto in quei rapporti in cui si sta aspettando o si stava aspettando un ritorno, perché secondo me il ritorno c'è proprio. Ok? In ogni caso, c'è una situazione migliorativa davanti a voi. Andiamo a prendere.
Andiamo a prendere un paio di oracoli. La morte. Manca a dirlo, nello nuziale, vi ho detto che secondo me c'è un matrimonio qui in ballo. Io credo che ci sia il bisogno di trasformare una relazione, perché la morte non è una carta solo negativa, è una carta di cioè di trasformazione completa, di trasformare una relazione che potrebbe essere, magari avete avuto delle difficoltà, avete avuto un conflitto, avete avuto uno scambio di idee perché non vi trovate su alcune soluzioni, potreste aver sentito forte senso del tradimento, ma è stato questo che potrebbe aver scatenato poi il bisogno di arrivare a un nuovo inizio, di arrivare a un nuovo tipo di approccio rispetto a questa relazione, che è quella dell'unione e dell'anello. Anello chiaramente, insomma, capirete che non tutti, non per tutti questo anello, però è come se ci fosse una connessione sacra. E di questa connessione sacra sono più che certa, perché abbiamo trovato più volte il Papa. Quindi stiamo, il Toro questa settimana si potrebbe confrontare con un'anima gemella, tanto confronto con un'anima gemella, con cui in questo momento magari è un attimo infermo l'appeso. Vediamo un'altra carta di oracolo. La vita può essere dura, ma può essere anche meravigliosa. Scegli su quale focalizzarti, devi essere tu a sceglierlo. La tua vita è così speciale, trattala con amore, con cura. Quindi c'è un Toro che potrebbe avere difficoltà a godersi la vita, non a capire l'importanza del momento, a capire l'importanza della vita, di quanto certi momenti, anche duri, servono semplicemente a valutare, a considerare meglio quelli belli, ma soprattutto è un Toro che deve capire quanto è bello trattare con cura la propria vita, quindi non deve trattarla male. Adesso sono... Che significa trattare male la propria vita? Perché adesso mi è arrivato questo. Ragazzi, quando ci ostiniamo a pensare negativamente di cose e situazioni, a parte che creiamo un'energia, è una vibrazione assolutamente negativa che non dovrebbe essere messa in atto, ma nello specifico non ci prendiamo cura delle cose positive. E quando non ci prendiamo cura delle cose positive, non ci prendiamo cura della nostra vita. Ok, questo potrebbe essere un esempio, ce ne possono essere tanti altri, è venuto questo. Adesso, che ci siamo dilungati molto, oggi è San Michele. L'Arcangelo Michele è quello che taglia i legami con tutto quello che può essere tossico, devastante, che ci imbriglia. Queste sono le carte dedicate agli angeli, quindi prendo una carta per voi. Cancella proprio. Ho parlato dell'Arcangelo Michele, ma manco a dirlo. Guardate, avete proprio bisogno di tagliare, cancellare questi legami. Quindi usa soltanto parole positive. Manco se l'avessi letto, nemmeno se l'avessi letto. Usa solo parole positive e pensieri, così essi possono manifestarsi nella realtà. Chiedi agli angeli di cancellare gli effetti dei tuoi pregressi pensieri negativi. Manco se l'avessi letto, è stato esattamente quello che mi è venuto da dirvi. Quindi c'è un'energia Toro molto molto forte fra di noi e fra di voi. Cantare e danzare, quindi esprimi te stesso, risveglia i tuoi sensi psichici attraverso il magico potere della musica e del movimento. Toro, chiudiamo con te i 12 segni, adesso domani riapriamo le danze per i prossimi 12 giorni col Capricorno, ci vediamo il giorno 12, ok? Ti saluto, bye bye, ricordati di mettere il like e iscriverti al canale.